Benvenuti da Pasquale Di Matteo su questa rubrica di presentazione di artisti giapponesi, una rubrica di presentazione dell'arte, della cultura del Giappone, che ho avuto l'idea di dare vita perché in Italia c'è una nicchia sempre più nutrita di persone che sono appassionate a tutto ciò che è Giappone. Per esempio, in Italia negli ultimi anni vanno molto in voga i ristoranti giapponesi, quindi l'arte culinaria, ma da sempre vanno per la maggiore, ci sono molti appassionati di arti marziali giapponesi come l'aikido, il karate, il judo, ma anche ultimamente discipline meno note fino a qualche tempo fa come l'arte della spada, lo iaido, o anche il kendo, così come sono molto apprezzate discipline olistiche che rientrano nell'ambito del benessere della persona e della filosofia, soprattutto la filosofia Zen. E quindi questa rubrica si compone di una serie di video di presentazioni di artisti del passato, ma anche di artisti contemporanei. Oggi, nello specifico, vado a presentare un'artista contemporanea che è Hideko Maria. Hideko Maria è un'artista classica, un'artista orientata alla luce, un'artista orientata all'elemento spirituale del vivere. Un artista che fa della concezione biblica e dell'espressione biblica sia messaggio, sia veicolo di divulgazione dell'arte. Un messaggio che è quello di salvezza, un messaggio che è quello di speranza, un invito che l'artista pone a ciascuno di noi di ricollegarci a quello che è il tessuto spirituale, l'aspetto spirituale del vivere. Viviamo in un momento in cui la società sembra sempre più persa. Viviamo un momento che per qualcuno definisce di perdizione. Noi oggi lo vediamo già solo nei social, ci sono immagini che si consumano in pochi istanti. Ogni ora siamo costretti a mettere nuove immagini, nuove storie, perché quella che abbiamo messo un'ora prima, una sola ora prima, è già storia, è già superata. Ecco allora che Hideko Maria invece ci riconduce a qualcosa che è più sano, è più genuino, è più vero, lo spessore e la profondità dei veri valori di un tempo, dei veri valori della vita. La vita non è solo immagini da caricare su Instagram, non è solo il volere accumulare oggetti per ritenerci appagati, ma l'appagamento a cui punta Hideko Maria è un appagamento spirituale, un appagamento dell'anima, perché quando stiamo bene a livello spirituale, di anima, di inconscio, stiamo bene anche fuori, esterniamo positività e non abbiamo mancanze, e se le abbiamo riusciamo a viverle serenamente. Non tutti possiamo diventare ricchi, non tutti abbiamo sempre una vita che va secondo quelle che erano le nostre aspettative, i nostri desideri, nonostante ci siamo impegnati anche tanto per riuscire a ottenere qualcosa di positivo. Però ecco, può accadere che ci siano dei momenti bui per tutti, ma se abbiamo quella scintilla di luce, se abbiamo la capacità di ancorarci, di aggrapparci a una fede, che può essere una fede spirituale, può essere una fede comunque in qualcosa, nella speranza, può essere una fede nella speranza, in qualcosa di futuro. Ecco che, come ci dice Hideko Maria, tutto può cambiare, tutto può diventare di nuovo positivo. Come vediamo attraverso queste opere dell'artista che vedete alle mie spalle in questa ambientazione virtuale, e le vedrete anche passare in sovraimpressione durante questo video, abbiamo un'arte che si riconduce a quello che era il 400, un'arte che fa venire in mente Giotto, un'arte che è volutamente biblica, un'arte che pone quasi sempre al centro della sua narrazione Gesù Cristo. Vediamo un quadro incorniciato, un quadro in cui il personaggio centrale racconta gli episodi della sua vita,
racconta la sua vita attraverso episodi che corrono attorno al perimetro del quadro. Vediamo Gesù che salva Adamo ed Eva per salvare l'intera specie umana. Dico Maria dunque ci invita alla salvezza, ci invita a una salvezza che però non è fine a se stessa, non è dire una preghiera e vabbè, tutto cambia, tutto si risolve. È una salvezza che parte da noi, che parte dalla nostra anima, che parte dalla nostra essenza, perché è proprio a quell'essenza vitale che l'artista ci invita a ricondurci. Perché non sono gli oggetti materiali, non è l'esteriorità, non è l'abito che indossiamo, l'auto che guidiamo, la casa in cui abitiamo, a dire chi siamo. Ma è il nostro approccio alla vita, a dire chi siamo, è la nostra cultura, è la nostra bontà d'animo, è la nostra disponibilità, è la nostra generosità. Questo è una persona. Quando una persona non c'è più, nessuno si ricorda dell'auto che guidava o degli abiti che indossava, ma tutti ricordano e a tutti manca la bontà d'animo, manca una risata, manca una battuta, manca quella capacità di dare conforto agli altri, di essere una guida, perché no, anche spirituale. Ecco che dunque Dico Maria è un artista della luce, un artista della positività, un artista dello spirito. E lo vediamo attraverso il colore dell'oro, come sappiamo, è il colore per antonomasia della spiritualità, della dimensione divina. Un artista che presenta un'arte che non è soltanto spirituale, ma è un'arte dell'abbraccio, un'arte del conforto, un'arte che è metafora di una pacca sulla spalla, è un'arte che è metafora di un aiuto, dell'amico che è sempre presente nel momento del bisogno. Un artista suggestiva perché innanzitutto è molto originale questo suo approccio quasi quattrocentesco all'arte, in un mondo invece, in un momento in cui la società sembra schizofrenica e orientata sempre più in maniera frenetica verso un'evoluzione tecnologica esasperata quanto esasperante. Ecco che invece Dico Maria ci riconduce a qualcosa di classico, che forse più classico non c'è, qualcosa che per noi è medioevo, ma che rappresenta parte dei veri valori della vita, parte dei veri valori del vivere. Un artista molto suggestiva che ci porta quindi in una dimensione spirituale accattivante quanto ricca di benessere. È un'arte che fa stare bene. Osservare le opere di Dico Maria fa sentire bene, ci fa sentire positivi, ci fa sentire pieni e appagati anche in un momento di sconforto, durante un periodo buio. Perché Dico Maria è veramente un artista della luce. Io sono molto contento di Dico Maria in questo video, per questa rubrica di presentazione degli artisti giapponesi. Vi ringrazio di averlo visto, vi invito a vedere il prossimo e vi mando un grande ciao da Pasquale Di Matteo. Grazie.